Un terribile schianto in auto nei pressi di Mirabella ha tolto la vita a due giovani irpini, Alessio, di soli 19 anni, di Pietra dei Fusi, e Antonio, di 21 anni, residente a Montemiletto. Stavano percorrendo la statale delle Puglie intorno alle 4:30 del mattino, il terribile impatto. Per loro purtroppo non c'è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei mezzi di soccorso in un tratto stradale davvero pericoloso. Siamo proprio a Mirabella, nel punto in cui è avvenuto il terribile impatto, il terribile incidente. Vedete la frenata che si vede proprio sulla strada e poi la macchina è arrivata fino a questo muretto. Qui la macchina ha praticamente saltato il muretto ed è terminata in questo punto che vedete qui a terra. Adesso è stato rimosso tutto. L'impatto è stato terribile, anche perché, come vedete, c'è questa discesa dove si acquista comunque una certa velocità. Che cosa è successo? Che cosa hai sentito Io ho stanotte? sentito solo uno zhum e basta, senza frenate, solo un fischio. È Cioè? come fosse scoppiata qualcosa, una bomba, una cosa. Fatto e Discesa. mezzo, stia dormendo. Lei ha sentito più di me perché io sto più dietro. Quando vi siete affacciate, poi che cosa Quando mi avete? sono affacciata non passava una macchina, visto poi il lampeggiato dei carabinieri. E poi dalla finestra c'era lei, c'era questo signore. Per i ragazzi c'è stato niente da fare, insomma. Non ho sentito un lamento, niente, sono stato tac. Ascoltiamo la testimonianza dei sindaci di Montemiletto e di Pietra dei Fusi. Sindaco Menichello, purtroppo un giorno bruttissimo per la comunità di Montemiletto. In realtà questa domenica è iniziata nel peggiore dei modi. Ho ricevuto una telefonata alle 7:20 da parte dei carabinieri di Mirabelle Clan, i quali mi hanno informato che un ragazzo di Montemiletto aveva perso la vita e nel frattempo avevano anche difficoltà per riconoscere la seconda vittima. Poi nel frattempo, nelle ore, si è sopraggiunto l'altro riconoscimento e insomma, alla fine purtroppo la comunità ci commenta perché di fronte a notizie di questo tipo penso non ci siano assolutamente parole con cui commentare. Due ragazzi giovanissimi, uno di Pietra dei Fusi, l'altro di Montemiletto, un ricordo di Antonio. Allora, in realtà Antonio è un montemilettese, per chi lo conosce, è un ragazzo pieno di vita. L'altro ha la mamma comunque che ha origini di Montemiletto, quindi è come se entrambi fossero figli di questa comunità. Devo dire che nella loro età. Sicuramente la vita cioè, gli ha tolto, forse gli è stata strappata la vita, forse è il momento migliore. Da parte mia e dell'amministrazione comunale, massima vicinanza ai familiari e agli amici di coloro che in questo momento stanno soffrendo. Sindaco Belmonte, un giorno triste per Pietra dei Fusi. Purtroppo sì, è una brutta storia. Che cosa possiamo dire? La mia solidarietà, il mio dispiacere a nome di tutto il paese, non è solo un fatto personale, quando si tratta di una morte così, di un giovane strappato, diciamo, dalla vita che non meritava. E quindi la nostra solidarietà va soprattutto con la famiglia, che deve avere la forza di superare questo problema. Un ricordo di Alessio. Un bravissimo ragazzo, un ragazzo serio, come tutti i giovani, un ragazzo che secondo me non meritava questa sfortuna. Questo è quello che mi sento di dire in un momento così triste.